Sono Laura Speranza, funzionario storico dell'arte e direttore del settore bronzi e armi antiche. In questo settore sono attive 4 restauratrici con ruolo di funzionari restauratori, all'interno delle quali c'è un direttore tecnico. In questo settore dedicato ai bronzi, in realtà ci occupiamo di vari tipi di metalli, fra cui anche ferro, bronzo, in generale leghe di rame, e anche dal punto di vista cronologico ci occupiamo di opere a partire addirittura dalla preistoria, volendo, fino al contemporaneo. Attualmente l'opera più antica è una testa tardo-romana in bronzo e l'opera più recente invece è un'opera di Henry Moore del 1967. Nel mezzo abbiamo degli splendidi capolavori del Rinascimento italiano, opere di Donatello, Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia, appartenenti al Fonte Battesimale di Siena. Siamo in questo caso su un'opera che si può intendere contemporanea, realizzata da Henry Moore. Una delle problematiche interessanti in questi casi, di cui il settore si occupa da molto tempo, è quella della finitura delle superfici. In questo caso abbiamo una patinatura di tipo chimico, in altri casi abbiamo altri generi di finiture, quindi la difficoltà, e questa è una cosa che c'è sempre nel contemporaneo, è sapere quale era la finitura impartita dall'artista e cosa invece si è degradato, e questo comporta un lavoro sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista del restauratore, che deve discernere le sostanze da eliminare in superficie, quindi è un lavoro puntuale che si svolge molto molto lentamente. Il settore si occupa di tanti materiali diversi, di bronzi esposti in interno ed esposti in esterno, e questo conseguentemente ci mette di fronte a tutta una serie di problematiche molto varie. La testa femminile proviene dalle collezioni granducali del Museo Archeologico Nazionale di Firenze ed è una porzione di una statua di grandi dimensioni, di età tardo-romana, di ispirazione comunque a modelli ideali tardo-classici, probabilmente concepita interamente dorata. Una delle particolarità di questa testa è la logica stratigrafica degli interventi che sono stati eseguiti durante la storia, da collocare tra il XVIII e il XIX secolo, che ne hanno cambiato completamente l'aspetto e l'identità, a tal punto da mettere in discussione la sua autenticità.